Ieri sera a Piazza Italia a Taurianova si è consumato l'ultimo confronto fra i candidati a sindaco per il ballottaggio. Si tratta di due ex sindaci, parliamo di Roy Biasi, candidato con la Lega, e Fabio Scionti con una coalizione civica ispirata al centro-sinistra. Un confronto organizzato dalla nostra emittente insieme ad Approdo Calabria. Hanno condotto la serata Luigi Longo e Francesco Rao. Un confronto durato quasi 2 ore, che ha acceso gli animi nella parte finale, dove non sono mancati i colpi di scena. Innanzitutto voglio fare una puntualizzazione, quella che noi siamo quelli tristi, loro sono quelli. Questa è una cosa bellissima, non so come la misura il candidato a sindaco Roy Biasi, però sicuramente loro sono quelli nervosi, noi siamo quelli tranquilli. Io su questo ci ho pensato tanto. E ho pensato a questo termine dove è facile, siamo due sindaci alla fine. E allora dico questo, essendo due sindaci abbiamo visto due modelli di amministrazione completamente diversa. Uno, noi non siamo quelli che abbiamo fatto carnevali ed estate per 450.000 euro all'anno. Noi non siamo quelli che abbiamo promesso Fiat di Taurianova. Noi non siamo quelli che abbiamo inventato società partecipate. Perché? Perché noi carnevali, Festival del Torrone e l'estate li abbiamo fatti con pochi soldi, realizzando risultati completamente diversi, molto di più. Noi siamo coloro i quali abbiamo attivato processi virtuosi con i nostri commercianti, quindi questi sono i posti di lavoro. Noi siamo coloro i quali abbiamo messo mano all'ufficio dei tributi realizzando e scovando ben 1.200 persone che non pagavano i tributi e riuscendo ad abbassare i tributi, precisando che per l'acqua da 2,20 euro era passato a 1,60 euro e i rifiuti del 35% rispetto a quello che noi pagavamo. Quindi questo è quello che secondo me un cittadino taurianovese dovrebbe guardare. Modelli e modalità di amministrazione completamente diversi. Quindi su questo sta il giudizio. Un'altra cosa, fatemela dire, l'ho detta più volte. Perché non voglio vedere la Lega che amministri la mia città. Perché non voglio vedere. Mi toccano. Però questi recuperano. Perché non voglio vedere che qualcuno di nord, per interessi propri, mette la propria bandierina nella mia città. Collega candidato a sindaco, noi amici i carnevali li abbiamo fatti e li continueremo a fare. Le estati le abbiamo fatte e le continueremo a fare così come si faceva e non faremo tramontare la stella di Taurianova come è successo in questi 4 anni che c'è stato l'oblio a Taurianova e come per magia nel momento in cui il sindaco Scionti è andato a casa, Taurianova è rifiorita, è rinata la Movida, è finita quella cappa, è finita quella cappa che stava su Palatesta di Taurianova. Capisco che vi brucia perché è la verità. Capisco che vi brucia, è la verità. Vedete, questo è il vostro garantismo a intermittenza, il garantismo a intermittenza del PD. Quello che fa dimettere il sindaco Scionti, i consiglieri comunali con un semplice avviso di garanzia e invece fa stare in celle i presidenti del Consiglio rinviati a giudizio.
e nasconde al Consiglio Comunale gli atti per ben 6 mesi. Questi siete voi, il garantismo a intermittenza del vostro PD, che vi piace far parlare gli altri e poi quando nel momento in cui vi dicono le cose non li fate parlare. La libertà non alberga nei vostri cuori, solo nei vostri discorsi ipocriti. Non siete altro che degli ipocriti. Per questo. E allora abbiate la compiacenza e lasciate libero chi vuole esprimere il proprio pensiero in piena democrazia come si fa. E non evocate, perché non avete altri argomenti, il nemico che viene dal nord a colonizzare il sud. Qua c'è il sottoscritto, non c'è nessuno. E c'è una giunta che sarà fatta di Taurio Novesi DOC, che vi faranno vedere come si amministra questa città.